voi siete molto simpatico e poco. Ma io sono anche modesta, e questo lo lascio dire a voi. No, ma Marchesino, ma non si disturbi a stare qui con noi. Magari ha cose molto più importanti da fare, sa? Ma Ruggero? Ruggero? Sapete una cosa? In tempi remoti, artisti come il Donatello e il Bernini vi avrebbero usato per le loro sculture. Scusi, Marchesino, chi è Bernini? Ma boh, Ruggero, come fate a non conoscere Bernini? È lo scultore che scolpì il ratto di Proserpine. Ma certo che una volta gli artisti erano dei bei ciula, eh. Io dico, ma... Mio Marchesino, ma come si fa a scolpire un ratto? Ma Severino, Severino, che cosa avete capito? Ratto qui è inteso come sequestro, come rapimento. Ma scusi, Marchesino, scusi, ma perché questo Bernini ha sequestrato il ratto? Scusi, alla Pino. Ma il ratto di Proserpina è una delle sculture più belle. Rappresenta il rapimento di Proserpina da parte di Plutone. Che veduta la semina. Le abbracci improvvisamente spuntando la coraggine della terra con il suo corpo trainato da cavalli mortali per trascinarla con sé nelle profondità infernali di cui era il vita. Allora Demeter, madre di Proserpina, si mise alla sua ricerca e seppe da Helios, il sole, che la fanciulla era stata rapita da Plutone. Affranta, Demetra si appartò sulla terra e prese a vivere in luoghi solitari, lasciando inaridire le fonti e seccando le messe. Una grande carestia si abbatté sul mondo. Quindi gli uomini si rivolsero a Zeus, il quale mandò messaggeri da Demetra per indurla a tornare sull'Olimpo. Ma ella rispose che sarebbe tornata solo se le fosse stata restituita l'amata figlia. Allora Zeus mandò Hermes, il messaggero da Plutone, per chiedere la restituzione di Proserpina, la quale però aveva già mangiato il melograno dell'amore ed era innamorato del dio Demeter. Cosa fare? Trovare una mediazione. Per 3 mesi Proserpina avrebbe vissuto nell'aria e negli altri 9 mesi sarebbe tornata sulla terra per allietare con la sua presenza l'amata madre Demetra. Quindi la madre rimane triste e infeconda nei 3 mesi invernali nei quali è privata della presenza della figlia. Si allieta in primavera sull'isola e spalda più le mani i suoi doni in estate, per poi intristirsi nuovamente d'autunno per il ritorno della figlia nell'aria. Ma questa non è che una delle grandi opere dell'uomo. Poi ci sono anche Enea, Anchise, Ulisse e Penelope, Amore e Psiche. Carte ore primavera e 7 bello. Ma quale carte piuttosto che sentire voi, è meglio dare ascolto all'armonioso silenzio. Anzi, provate anche voi ad ascoltarlo con me. Tendete l'orecchio. Ruggero! Sì? Ma mi senti niente? Non capito. Silenzio e ascoltate. Ma che bestia come mangi. Lodi Marchese, quindi è del calibro. Oh papà, siete voi. Fate piano. Stiamo rendendo omaggio all'armonioso silenzio. Se lei che si andrà a combinare, anche la raccata anche a mosso ragionare. Il calibro.
che gran portavia a rat della pina. Poi la madre del ratto, come si chiama? Demetra, si è intristita e poi è arrivata una grande gara. Ma lascia stare la tasca, non si sente capi niente. Ascolta che sta Demetra qui, insomma, la c'è un po' informazione. Da chi? Da un certo Elio. Da Elio. Da Elio, che questo Elio dice non si è capito, alla mangiare un melo raro. E così sei da una dell'Hermes. E non io perché? Ma papà, sapete chi è l'inseparabile compagna del silenzio? Perché l'hai sposato?